Castoldi, voi sapete chi è Marco Castoldi? Morgan, bravi. E quindi grandi costumi teatrali, ma anche grande teatralità nella moda, quindi il romanticismo teatrale declinato su una donna estremamente contemporanea, forte, decisa, originale, inimitabile. Allora sfila l'atelier Simone Racciocco. Lungo appuntamento dedicato alle sfilate qui sulla passerella, ovviamente, di questo Pala Congressi, teatro di Sposi del Nuovo Millennio, un'edizione davvero speciale con l'incontro anche con TV Moda e con Gio Squillo. Ciao a tutti voi, anche perché insomma questo è un momento di grande amore e l'amore insomma a prescindere dagli stati d'animo e gli stati di crisi, gli stati è un sentimento che deve mantenere attiva la nostra
gioia di vivere, la gioia di relazionarci e quindi portare avanti la pratica dell'amore. Esatto. Avete realizzato una bellissima sfilata, vogliamo ricordare anche un po' cosa abbiamo visto, ci sono state creazioni particolari? Beh, guarda, ci sono innanzitutto la grande capacità sartoriale del Made in Italy, che è frutto di tutte quelle artigiane brave che rimangono, quindi facciamo subito un appello a tutti i giovani e diciamo c'è spazio per diventare dei grandi futuri protagonisti della moda attraverso proprio questa capacità di saper cucire, saper creare, saper visionare, vedere, avere delle visioni di stili che poi vanno in tutto il mondo, come l'abbiamo visto per Alessandro Couture, per tanti altri che sono amati in tutto il mondo, quindi da New York al Giappone, in Russia. Quindi ecco, questi sono gli esempi pratici nella nostra realtà, anche regionale, no? Nella realtà di tutti i giorni, che impegnandosi si possono avere delle grandi soddisfazioni. Dei grandi risultati. Io insieme a G-Style incontriamo Alessandro Angelozzi, che tra l'altro è Alessandro Couture nella sua immagine ormai presente non solo anche qui in Abruzzo, ma dopo un grande giro un po' in tutto il mondo. Sì, è vero, io non rinnego mai le mie origini perché io sono un figlio della terra d'Abruzzo e come dicevo prima in passerella i grandi talenti nascono nelle piccole province. Io ho fatto proprio il percorso inverso, per cui sono nato proprio in provincia di Teramo, adesso vanto di avere tante boutique in Italia, circa 80, e essere presente in Russia, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi, in Giappone, un po' in tutto il continente. Pertanto questo vuole proprio rappresentare che il nostro prodotto è veramente molto apprezzato all'estero e dobbiamo, proprio perché io mi fregio molto del Made in Italy, i miei abiti sono rigorosamente italiani, tutte le fasi di lavorazione, dalla materia prima alle tutte le lavorazioni successive sono fatte da personale italiano. È tutto in Italia, ecco, materiale italiano, ed è importante, ti dicevo, perché noi all'estero siamo molto ancora ben apprezzati.